Bene, salve, welcome back, bentornati sul nostro corso su Unreal Engine orientato alla ArcViz. In questa parte, come da titolo, ovviamente ci occuperemo di come trattare un file proveniente da software di terze parti in modo che lo stesso possa essere poi ospitato all'interno di Unreal Engine. Giunto nella versione in cui io adesso sto registrando, giunto alla versione 4.22 e siamo in luglio del 2019. Innanzitutto voglio fare una premessa, nel senso noi utilizzeremo un file semplice, su una superficie di pochi metri quadri, ma lo stesso concetto, cioè il concetto che vale per 10 metri quadri, vale per 10.000 metri quadri, il discorso delle operazioni non cambia assolutamente. Quello che cambiano ovviamente sono i requisiti hardware della nostra macchina. A proposito di questo, vorrei fare anche diciamo un piccolo appunto su questa cosa. Qualora vi trovaste a gestire dei file abbastanza grandi di dimensioni, è fortemente consigliato ovviamente una macchina che abbia dei requisiti di un certo tipo, quindi almeno, come si diceva, 4 GB di memoria video dedicata e un processore, diciamo, della serie i di ultima generazione andrebbe meglio. Beh, detto questo, come dicevo, questo che vedete al video è il file che useremo per creare la nostra architettura completa all'interno del corso. E vediamo un poco quali sono le operazioni da fare su questo file affinché possa essere tranquillamente ospitato e che ci consenta poi, diciamo così, di facilitarci la vita nel momento in cui andremo poi a lavorarci all'interno di Unreal Engine, esportando attraverso UDatasmith. Beh, assolutamente un buon ordine, diciamo, e quindi una divisione in layer sarebbe auspicabile. Tuttavia, è sempre meglio esportare il file all'interno di Unreal Engine, ma questo è in generale in output nativo, cioè che vuol dire? Cioè, non lasciare che i layer siano tutti uniti, ma che ogni parte presente nella mia scena, magari il tavolino, sarà composto magari da due pezzi, ok, li teniamo così. I muri, che sono magari 4 o 5 muri perimetrali, li teniamo così da output nativo e quindi non uniti. Questo perché? Perché ci faciliterà poi dopo nella costruzione della size, quindi delle lightmap in generale. Perché è molto importante il concetto di size e quindi di grandezza della mappa di illuminazione all'interno di Unreal Engine. Questo per ottimizzare i tempi, questo per dare la possibilità poi allo stesso Datasmith di comportarsi in un certo modo a seconda della dimensione della superficie e quindi applicare la relativa size per la lightmap. In questo caso io il mio file, vedete che ogni pezzo qui c'ho questo muro, qui è un altro muro praticamente, quindi è completamente staccato da quest'altro qui, come è completamente staccato da quest'altro che troviamo qui su quest'altra parte. Sono tutti degli elementi staccati che vanno a sé, quindi non abbiamo problemi in questo di questo tipo. E quindi possiamo esportare in questo modo, cioè che ogni elemento appunto debba avere una geometria propria e non tenerli uniti, quindi non fare l'esportazione in layer. Volendo lo si può anche fare, però sappiate che a volte la lightmap che mette a disposizione, per un massimo di 4096, quindi una mappa enorme, talvolta può essere non sufficiente per la nostra architettura e questo a noi non sta bene. Quindi sempre meglio esportare, un consiglio che vi do, in output nativo, cioè che abbiamo 4 muri perimetrali, ogni muro avrà una sua geometria e sarà staccata dalle altre. Detto questo, un'altra cosa che sono solito fare, ma che è un buon consiglio, è andare ad individuare all'interno del progetto Max quali sono le superfici che poi dopo dovranno essere dotate di collisioni. Facendo questa operazione eviteremo, e faccio un esempio, io potrei andare in Unreal e potrei dire ad Unreal di applicare le collisioni a tutti gli oggetti presenti nella scena, ma
diciamo, forse non è il nostro caso, potremmo anche farlo, ma pensate ad oggetti dove vi sono presenti centinaia e centinaia di modelli. Ovviamente faccio l'esempio, ad esempio, dei libri qua sopra, cioè visto che io non li andrò ad utilizzare, quindi non li andrò, non mi servirà la collisione per questi libri, come non mi servirà probabilmente la collisione per questa lampada, perché quello che mi servirà invece è la collisione per quanto riguarda queste ante. Questo perché io potrò fermarmi in prossimità, ovviamente, delle ante, come mi serviranno le collisioni per i muri, come mi serviranno le collisioni, ovviamente, per i pavimenti, come mi servirà per questo mobiletto e così via. Quindi facciamo questa operazione in modo da facilitarci, ad esempio, la collisione di questo mobile alto. Possiamo anche evitarla, di questa TV possiamo anche evitarla. Non sono oggetti che debbano rappresentare per noi una sorta di barriera, una sorta di collisione. Quindi vado semplicemente ad evidenziare, in questo caso seleziono il primo muro col tasto Shift, faccio questo tipo di operazione, quindi ruoto, vado a prendere l'altro muro, insomma, vado a selezionare nella scena tutti gli elementi di cui io intendo poi dopo in Unreal ricavarne le collisioni. Quindi faccio una panoramica, mi giro nel mio caso, quindi prendo tutti i muri, prendo anche questo muro qui. Prendo il pavimento, chiaramente, prendo anche questo pavimento qui, prendo il divano, prendo assolutamente questa parte, mi basta quella alta, ad esempio, prendo le due ante, prendo questo mobiletto, prendo questo vaso che può ostruirmi, prendo questa, basterebbe questa lampada, prendo questo telaio della mia porta, prendo, diciamo, questi elementi, vedete, sono staccati anch'essi, quindi a me conviene prendere. Beh, questa parte qui magari, ecco, ne approfitteremo per creare una mesh statica all'interno di Unreal Engine e poi vedrete di che cosa sto adesso parlando. Beh, diciamo che sostanzialmente all'interno di questa scena questi sono gli elementi che devono essere dotati di collisioni, ma adesso voglio dire, se dimentichiamo qualche elemento il problema non sussiste, in quanto all'interno di Unreal il processo è completamente reversibile. Quindi non preoccupiamoci di questo, ma questo per avere un file ordinato. Quindi vado, ad esempio, nella parte relativa ai tools e faccio rename object. Il name object, metto una base, un base name tipo collide. Sta effettuando l'autosalvataggio. Metto come base name, come dicevo, collide, ad esempio. E attivo numbered in modo che possa numerarli in modo progressivo e vado su rename. Ok, vedete che lui già collide, 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 ha trovato diversi elementi e quindi posso anche fare destro clic su questi elementi ancora selezionati, add selection to New layer, in modo che li vado a mettere in un layer che magari posso anche chiamarlo collision. Perfetto. Beh, una volta fatto questo, abbiamo sostanzialmente preparato il nostro file, avevamo poche cose da fare e quindi ci sta bene così.